La rinascita della fenice. Allora, Tic, abbiamo da parlare di una fenice, immagino. E spero che mi aprirai quel passaggio, perché non ho... o anche qua sopra, perché non ho altri posti dove mettere altri animali. Ho già deciso che se ci danno la fenice, metto tutti quanti i volatili qui e tutti gli altri li sposto dalle altre parti. Allora, Tic, che hai da dirmi? Notizie per te. Lo so che sono grandi notizie. Di erbologia. Non vedo. Dove va la telecamera? Per la raccolta. Ma va? Ciao, Tic. La Weasley mi ha detto che hai avuto un'idea. Certamente. Tic sa che vuoi imparare tutto il possibile sugli animali. E recentemente Tic ha sentito parlare di un nido di fenice su una montagna qui vicino. Non male. Un nido di fenice. Mi chiedo se appartenga alla fenice di cui parlava Natti, quella che Harlow e i bracconieri stanno cercando. Speriamo Tic di no. Non ha dubbi. Se lo sa Tic, sicuramente lo sanno anche i bracconieri. Quindi potrebbe essere in pericolo. Andiamo a salvarla allora. Beh, meglio che vada a salvarla allora, no? Tic pensa di sì. Un animale così maestoso non deve finire in mani malvagie. Assolutamente. Tic è sicuro. Ma forse salvare una fenice potrebbe servire a fare ammenda per ciò che Tic ha fatto per il suo vecchio padrone. Tic, sti cazzi, il tuo vecchio padrone è morto. E a portarla nella stanza. Lì sarà al sicuro. Certo, ci penso io, vai tranquillo. Dove si trova? Ah, ci sono due missioni di Sebastian. Ha un piano per parlare con Anne senza che Solon venga a sapere. Incontra Sebastian lungo la costa. Ci sono due ombre qui, eh. Ok, farei prima questa e poi quella della montagna. Però, dove si trova la fenice? Che queste sì sono missioni secondarie, ma sono missioni secondarie belle. Ovviamente noi ci dovremmo concentrare totalmente su Sebastian, sulle prove, su tutto quanto. Ma missioni del genere, finché sono belle che parli di draghi, parli di fenici, parli di ippogrifi, sono fighe comunque. Comunque danno un senso intero a tutto quanto questa storia. E il nido si trova proprio qui nella caverna. La caverna della fenice. Che tra l'altro in questa caverna c'ero anche passato, ma non era interagibile. E ora capiamo il motivo. Ok. Un posto di blocco. I bracconieri di Rookwood sono già qui. Sono sicuro che del legno avrebbe fermato chiunque io. Ah, ma pensa un po'. C'è anche il carrello che c'è alla Gringot. E cadere di sotto adesso sarebbe pericoloso. Quindi vedo già un nemico. Ma... incendio! Confringo! Sarà un ragno o saranno dei bracconieri? Sono ragni, ok. Sì, sono le uova di ragno quelle. Che la fenice sia lì dentro. Ne dubito. C'è un cartello grosso così con scritto attenzione ragni. Il nostro personaggio non è tanto intelligente. Vero sì che però ci sono tanti cadaveri di ragno in giro. Facciamolo saltare in aria. Giusto per stare tranquilli. Muori. Tutto questo però ci ha portato... confringo! A un forziere con... un poggiapiedi, pensa un po'. Quindi, maledetti bracconieri. Taccio! Descendo! Incendio! Sono stato talmente forte che l'ho ucciso istantaneamente. Beccati questo. Aspetta e addio. Trasfigurazione con... potranno dormire sonni più tranquilli. Esatto. Trasfigurazione con l'effetto di creare delle bombe è molto più utile di quanto non sembrasse, effettivamente. Non sembrava che trasfigurazione fosse così utile, invece... nel momento in cui la combini per bene... altre ragnatele... con altre uova di ragno, chiaramente... bombata! Non sia mai... confringo! Che non ci siano ragni in giro, no? E guarda un po' un altro forziere. Un vestito brutto. Oh, wow. Ma in realtà non è neanche terribile. Se avessimo una giacca bella, potrei pensarci. Però così sembriamo il conte Giacomo, la minchia! C'è sicuramente qualcuno qua sotto. Ci hanno detto di tenere le persone alla larga da qui. Fa più attenzione. Ah, certo. Bracconieri. Ma quanti ce ne sono?
troppi, te lo dico io. Eccone la 1. Imperio. E ora pensaci tu. Ecco fatto. No, fermo. Incendio. Preso. Confringo. Difendo. Bombarda. Defuso. Comunque non sapevo che trasfigurazione riportassi gli animagus. Chiave del cancello. Riportassi gli animagus in forma umana. È stato un caso. Ma che cos'era quella luce? Vabbè. Ma dove cavolo siamo finiti? La Fenice. Che bella! Che si avvicina proprio così? Ciao, sono la Fenice. Sembra quasi mi stia dicendo di seguirla. Devo trovarla prima che lo facciano i bracconieri. Esatto, andiamo a salvarla. Che tanto, guarda. Expendiamo. Arresto momento. Incendio. Ah! Sono caduto. Che tanto, guarda. Non mi sorprendo neanche. Expendiamo. Arresto momento. Se c'è una boss fight in questa zona, l'ho proprio fatto. Ma tu, bracconiere, sono finiti. Ma tu te lo immagini uno che viene trasformato in un cacchio di barile di dinamite e viene fatto saltare in aria? Cioè, anche se mai ti ricomponessero... serratura di livello 3. Se mai ti ricomponessero, ti troverebbero a pezzi! Che fine terribile che deve essere! Deve essere una fine veramente... Dio mio! Eccola di nuovo! Ma piuttosto vadami che davrami la vita e facciamola finita subito. E lì c'è un'altra ragnatela gigante. E qua un muro da scalare con dei sacchetti. Wow, che premio. Manco i soldi che otteniamo ne valessero la pena, voglio dire. Mentre qua sotto appunto c'era la ragnatela. Spero che questo ne valga la pena. Oh wow, che bello, un cappello. Ma quante zone nascoste da ragnatele. Che poi manco nascondessero appunto roba interessante. Cioè, voglio dire, attenzione ai ragni, sai che novità. Manco fosse la prima volta che ne vediamo uno. Che poi io mi chiedo, ma scusami, ma chi ha messo l'opzione aracnofobia? Tutte ste zone di gioco. Che cacchio ha visto? Che oggettivamente... No! Che stronzo del... Dove sono? Ovviamente morto. Che stronzo. Che ovviamente il gioco ti dice: sostituiremo i ragni con altri tipi di nemici. Ok, ma in una zona caverna, attenzione ai ragni. Mi metti solo 2000 bracconieri e neanche un ragno? Che per carità, io capisco la gente che ne è spaventata, però... Bastardo il ragno che mi ha lanciato la ragnatela mentre ero a mezz'aria. Mi ha fatto cadere di sotto. Allora, sai che ti dico? Quello che c'ha lanciato la ragnatela... Imperio. Lo imperiamo subito. Agli altri... Il solito trattamento di favore. Bombarda. Ecco fatto. 8 zampe sono decisamente troppe. Il problema non sono le zampe, ma le ragnatele. Che esci all'improvviso tu, pazzo. Ecco qua. Risolta facile. Confringo. Ma è ritornato normale. Ah, ok, è ritornato normale dopo essere scoppiato. Ok, pareva strano. Che poi forse questo in realtà risponde un po' alla mia domanda. Se l'oggetto con cui ti trasfiguro viene distrutto, forse quando torni normale, torni alla tua forma intera? Il ladro di ipogrifi. Sono stato cattivo io, Sono stato cattivo, lo so. Preso. Arresto momento. Vieni qua tu. Vieni qui. Kaboom. Ecco fatto. Defuso.
Dove sei? Confringo! Flipendo! Experience! Arresto momento! Ok, tu rimani fermo lì. Sei rimasto solo tu? Perfetto! Allora ti posso torturare! Bombarda! Per la barba! Questo era per ala forte! Altro forziere? Un oggetto per la stanza? Sì, un armadietto. Bello però. Non sarà stata proprio una boss fight, però apprezziamo il tentativo. Mi chiedo se la Fenice sarà... o se devo pure mettermi a inseguirla per catturarla. Speriamo di no. Siamo fuori adesso. Bello. Ma che figa sta zona. Ciao. Ma che sono qui per aiutarti. Posso spazio in un luogo sicuro. E secondo te si fida di te? Io non credo, bello. Allora. Arresto un momento. Ah, così. Io ho fatto arresto un momentum per stare tranquillo. Torniamo. Sembra ben lieta di venire con me. Ah, perfetto. Potrei portarla via con il sacco acciuffatutto. Hai già fatto, vai tranquillo. Però scusami, ha detto che c'era un nido. Questo vuol dire uno che c'è una femmina e due che lì ci sono delle uova. Anche perché in questo mondo non esistono i ditto. Esiste il dittamo. Scusatemi. E come faccio a farlo riprodurre? Ok, torna alla stanza delle necessità. Ma l'altra missione, quella dell'uovo di drago invece, giusto per sapere, quanto è lontana? Nella foresta proibita, ok. Andiamo prima nella stanza delle necessità allora. Dai, mi apri un'altra zona? Hai trovato la Fenice? Sì. Hai voglia. L'ho salvata dai bracconieri. È qui con me, al sicuro. Notevole. Bene, cosa stai aspettando? Tika non vede l'ora di... Di cosa? È lei che non vede l'ora di uscire. Oh, santo cielo. Lo sapevo che mi apriva quella zona, lo sapevo! Era palese che l'avresti fatto, però mi hai distrutto tutto. Bella la piuma. Ah, ma che bellezza! Non la devi perdere. No, voglio che la tieni tu. Dai, era più bello se gli dicevi no, tienila. Tanto sicuro la usiamo per qualche pozione cazzate simili noi. Era più bello se la tenevi tu, dai. Me la infilo. La professoressa Weasley e Tika hanno fatto bene a dirti della stanza delle necessità. Anche perché sennò dove andavo io? Che hai fatto e quanti animali hai salvato. Ora una Fenice è al sicuro per merito tuo. Meno non male. Non ci sarei mai riuscito senza di te, Tik. Ti ringrazio. Tik è grato delle parole gentili. È anche grato di essere stato di aiuto a una persona così. Aiutarti a fare del bene a così tanti animali fa sentire Tik in pace. Tik non si sentiva così da molto tempo. Buon per te allora. Tik sarà sempre qui se hai bisogno di aiuto. Beh, un aiuto l'ho bisogno in realtà. Mi serve un grapporn. Perché se fra gli oggetti che ho comprato c'era anche la piuma di Fenice e il grapporn, allora vuol dire che anche quello dovremmo andarlo a prendere. Ah, che bel balcone. Quindi, vediamo questa magica zona dove si nasconde la Fenice. È un castello. Beh, dov'è? Ah, eccoti, ciao. A parte che è enorme. E a parte dove ne troviamo un'altra? Giusto per sapere. Mi chiedo fino a dove posso spingermi per costruire. Ma che bella sta zona del castello. Sicuramente qua non posso costruire, sicuro. Però già trovare... Allora, so che non dovrei. E ok, non posso, volevo esattamente vedere se potevo buttarmi di sotto. E infatti queste sono zone dove troviamo oggetti, niente più niente meno. Però cavolo, sarebbe bello poter mettere anche vari oggetti da queste parti. Tanto vabbè che ci vai poche volte da queste parti. Proprio entri, prendi gli oggetti dagli animali e fine della storia. Però se fossero un po' più, non ti dico interagibili, ma... Boh, non so neanche io come descriverlo, però... Di più sarebbe anche un po' più carino. Però mi piace sta zona. Credo proprio che la Fenice e gli ippogrifi staranno benissimo qui. E guarda un po' un altro forziere con una colonna bassa. Che poi anche qui costruire ste cose con le scale, la colonna e tutto quanto serve a niente. Cioè non è The Sims che serve a qualcosa. Bello per carità, da vedere magari. Però prendiamo l'ultima cesta con...
un pavimento, va bene, e altre uova. Benissimo, dobbiamo solo trovare una fenice femmina per farti contenta. Ed ecco qua, la nostra prima piuma di fenice. A parte dai le texture, madonna mia. Cos'è sto schifo? Ecco fatto, e anche gli ippogrifi sono qui nel castello. Stanno molto meglio, secondo me. Ok, andiamo a fare un salto alla foresta proibita, ma prima passiamo a Hogsmeade. Un unicorno davvero unico. Ah, potremmo anche trovare un unicorno, pensa un po'. Sarebbe una bella aggiunta. Beh, anche la criniera era uno degli ingredienti, d'altronde. Scusa, giovine, ti dispiacerebbe aiutare una vecchia signora? Certo, signora. Se mi fa trovare un bel unicorno, volentieri. Va tutto bene? Oh, per fortuna. Grazie per averlo chiesto. Io sono Betty Bugbrook. E no, non va per nulla tutto bene. Chi l'avrebbe mai detto? Si tratta della mia amica Nocciolina. È nei guai. Nocciolina? Sì, è un unicorno. La conosco da anni. Non le piace uscire signora dalla festa, per cui una volta a settimana vado a spazzolarle la criniera e a portarle delle leccornie. Ha un manto meraviglioso. E lei non è sanissima di l'ultima mente. L'ultima volta che l'ho vista siamo state attaccate da un branco di lupi feroci. Nocciolina, da fedele amica qual è, si è frapposta fra me e loro per proteggermi e temo sia rimasta ferita. Forse, oh, cioè è un po' così, però forse non è totalmente pazza. Ma sembra essersi nascosta, probabilmente per paura. Chi l'avrebbe mai detto? Se non sbaglio, a Hogwarts vi insegnano ad accudire gli animali, vero? Certo. Magari potresti trovare la mia amica unicorno e portarla in un posto sicuro, così che possa guarire. Volentieri, visto che me l'ha chiesto di portarla in posto sicuro e non di dargliela, volentieri. Terrò gli occhi aperti. Se dovessi vedere la sua amica unicorno, la porterò al sicuro. Hai davvero un buon cuore. Lo so. Come lo diceva, ma ti prego, pensa anche alla tua incolumità. Le chiedo scusa non se so ho esattamente dove pensato sia, male di ma lei, signora. Posso dirti che la sua tana si trova a nord di Hogsmeade. Andrò a dare un'occhiata. Ultimamente non ho potuto strigliarla. Suppongo abbia ancora il manto più bello e lucente di tutta la Mandria. Beh, allora se ce n'è qualcun altro, volentieri. Dove cacchio l'ha trovato sto Fooper, signora? Lo voglio anche io. Ok, ora che ho venduto tutte le cose inutili, possiamo comprare l'ultimo potenziamento della scopa. Mi è piaciuto molto lavorare con te. E via. Grazie. Volare molto più liberi e veloci. Vediamo quanto va veloce. Mi sembra che la velocità standard è sempre quella. La velocità con il boost, non lo so, mi sembra uguale, onesto. Non mi sembra di vedere modifiche di alcun tipo. Forse la durata, forse quello. È qui da qualche parte. Eccolo lì, Nocciolino. Fermi tutti. Un altro unicorno. Shh. Fermo lì. Maledetto. Non fare storie. Non ho nessuna intenzione di farti del male. Dovevo immaginare che un momento gli unicorni fossero difficili da prendere. Non mi aspettavo così tanto. Non mi aspettavo così tanto difficili. La professoressa Hawin non ci crederà mai. Non ci crederà mai. Manco non avesse mai visto un unicorno. Smettila di scappare. Arresto un momento. Credo di averla presa. Porca miseria. Adesso proprio in mezzo ai ragni tu dovevi mettere. Stupida nocciolina. Vieni qua. C'è un bracconiere là sopra che mi ha appena visto. È inutile anche mentirci, è lì. Prima però devo far sapere a Madama Bugbrook che è salva. Sì, però devo vedere una cosa. Ciao, bracconieri. Dicevo, fammi vedere se n'è qualcun altro di... No? Solo Mooncalf qui. Ma c'è un Puffskin poverino ingabbiato. Ma liberalo. Allo, Mora. Vai, sei libero. Puoi andartene. Ah, i centauri. Ciao. È la prima volta che li vedo in giro così a random. Però effettivamente è anche la prima volta che mi aggiro per la foresta proibita così a random, tranne delle missioni.
E comunque no, non ce ne sono altri di unicorni purtroppo. In ogni caso noi abbiamo due unicorni, una è nocciolina e l'altro un unicorno femmina. Mannaggia, speravo fosse maschio. Ok signora, eccole il suo cavallo bello. Madama Bugbrook, ho trovato la sua amica nocciolina. Oh, grazie al cielo, come sta? E tu stai bene? Per caso sto benissimo, grazie. Sicuro in cui possa stare? Lo conosco, lo conosco. Ma le costerà, ma che cattiveria, vabbè, tieni. Stiamo entrambi bene. E sì, posso tenerla al sicuro io a Hogwarts. Hai davvero un cuore gentile. Lo so, signora. È un sollievo sapere che ti prenderai cura di lei, grazie. Grazie a lei, signora, di avermi dato un unicorno. Dolce cavallina, ma sarà più al sicuro lontana da quei bracconieri. Dalle una bella spazzolata da parte mia. Anche due, signora. Prenditi cura di nocciolina ora. Posso cambiarle nome? No, fa niente, non lo farò. Un unicorno davvero unico. E per qualche ragione abbiamo ottenuto una vergine di ferro come ricompensa. Detto ciò, dovevamo andare dalla nostra waifu Poppy, che non so se sia una missione o se dobbiamo solo parlare, però vabbè. Effettivamente eravamo già nella foresta proibita. Non ci ho pensato ad andarci subito. Eccomi qua. Andiamo a parlare con i cavalli uomini. O con gli uomini cavallo. Posso farcela. Sicuramente ci aiuteranno. Non ne sono sicuro, ma io ti starò vicino. Sarà qui l'incontro coi centauri? Beh, non sanno che stiamo arrivando. Quindi, più che un incontro, è una sorpresa. Ah beh, allora. E allora andrà tutto benissimo. Una volta appreso dei bolcini, capiranno perché siamo qui e ci aiuteranno. Lo spero davvero. Forse vedranno la nostra sincerità. Hanno sempre l'aria di sapere tutto. È quasi inquietante. Allora spero che sappiano cosa provo per te. Spero che vedano la nostra sincerità, ma... Poppy, i centauri sono solo centauri. Non possono leggerti il pensiero più di me. Forse hai ragione. È solo che... No, niente. Vai tranquilla. Non è niente, davvero. Non abbiamo segreti. Esatto. Diremo semplicemente la verità sulle nostre intenzioni. Dovranno aiutarci per forza, no? Sì, certo. Hai assolutamente ragione. Perché ho l'impressione che succederà un casino? Sui bolcini. Sono sicura che andrà tutto bene. Tutto bene. Beh. Che ci fate nel nostro territorio? Voi che cosa ci fate qui, umani? Per favore, volevamo parlare con voi. Ah, volete raccontare ai vostri amici della volta in cui avete parlato a un centauro e la bestia vi ha risposto? No, mai! Ci serve solo il vostro aiuto. Basta! Hai commesso un grave errore venendo qui, piccola strega. Ehi, ehi, calmi, calmi. Basta così. Elec, far male ai giovani non è nei nostri costumi. Non scordare il tuo posto, vecchio. Il capobranco sono io, e mentre tu pensi ai costumi, la loro razza continua a massacrarci senza alcuna pietà! Perché siete qui? Non hanno massacrato nessuno. Quindi nessuno farà loro del male. Ha ragione. Questo sappi muore. Questo, Dorran. Se mai io li dovessi rivedere, la pagherete tutti e tre. Questo qua mi sa che muore. Mi spiace per lui, ma non credo farà una buona fine. Sciocchi poppanti. Sapete che accade ai maghi che vengono qui? Ora, seguitemi. I bolcini d'oro sono ancora vivi e i bracconieri li cacciano. Sanno come che hai detto? Per trovarli è la luce della luna, ma non sanno che significhi, per ora. Ti prego, aiutaci a trovare i bolcini prima dei bracconieri. Che sia... A sud, in una caverna, c'è quello che i bracconieri cercano. Una pietra di luna. Trovatela e mettetela nel cerchio di pietre. Nel frattempo, io parlerò col branco. Raggiungetemi quando finirete. Sì, signore.
Adesso mi salta in braccio e mi bacia. So che non succede purtroppo perché sono confusa. Asessuate. Quindi le scelte. La luce lunare citata nel diario non è davvero la luce della luna, ma la pietra di luna. Cosa c'entra la pietra di luna coi bulcini? E perché era ne so così quanto sicuro te, tesoro. Su dove poterla trovare? Perché lui lo sa? Non saprei, ma tendo a credergli. Forse per il fatto che è un centauro. Anch'io. Che peccato sia andato via così in fretta. Si chiamava Dorran, vero? È così esatto che lo ha chiamato il capobranco. Bene, se Dorran sa qualcosa che noi non sappiamo, preferisco agire subito e fargli tutte le domande poi. Posso andare alla biblioteca e fare una ricerca sulla caverna da lui indicata? Vai! Se scopro qualcosa, ti faccio sapere. Certo.